Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dopo il sopralluogo di ieri da parte dell'amministrazione comunale di Teramo e della protezione civile all'interno delle quattro palazzine ATER della frazione di Colle Atterrato, questa mattina sono arrivate le notifiche ufficiali a svariate famiglie che dovranno abbandonare la loro abitazione. Il servizio di Elisa Leuzzo. È un giorno segnato dalla tristezza, quello di oggi, per le 48 famiglie residenti a Colle Atterrato nelle quattro palazzine ATER dichiarate inagibili dopo il sisma del 30 ottobre. Circa 168 persone, infatti, questa mattina hanno ricevuto la notifica di sgombero da parte del comune. Dovranno lasciare le proprie abitazioni, dove hanno vissuto per anni, e dovranno decidere dove andare. Scegliere una sistemazione autonoma, trasferirsi in una struttura alberghiera messa a disposizione dal comune oppure trovare una casa in affitto con il contributo economico comunale. Io vado a Colonia, ho preso la casa giù, in affitto. Lei vive da sola? No, c'è mio figlio con me, e però vieno pure loro giù perché sta con me. E allora, figlio mio, è così che rimane. Io sto nervosa con questo, comunque. Che faccio? Niente. Trovo un affitto e vado là. Il comune ha messo anche a disposizione delle strutture alberghiere, eventualmente un sussidio? Io trovo un appartamentino, pago e sto là, con la badante ho. C'ho il 100% e sto con una croce. Lei abita a Colle Atterrato, ancora più avanti, la sua abitazione però non è ancora stata controllata, giusto? Sì, è venuto i pompieri al terremoto della Matrice, c'aveva una travata del balcone che si è abbassata di un millimetro, hanno dichiarato i pompieri, e dopodiché ho chiamato le case popolari e mi hanno detto che non c'avevano i soldi. Adesso non lo so che cosa è successo, perché io da domenica ancora non rientro a casa, non lo so. Che oggi vediamo di chiamare qualcuno e far venire un'altra volta qualcuno che ha detto che può vedere che cosa ci sta. Quindi lei non è rientrato a casa ancora? Io ancora non rientro a casa. La casa comunque ancora non viene controllata, quindi ancora, non sa se è inagibile ancora o... Ancora non si vedono nessuno su a casa. Io dormo dentro la macchina con una bambina di 15 anni e mia moglie. Sua scelta, il comune mette a disposizione degli alberghi, delle strutture alberghiere sia a Teramo che sulla costa, oppure sceglierà per l'autonoma sistemazione, andrà da qualche parente? E noi siamo tre persone in casa, due sono invalidi e io, e mo non lo so, mo vediamo che dice là. Con questa carta non lo so, che dove ci rivolgiamo ci dirà qualche cosa e vediamo da scegliere dove possiamo andare. Noi siamo tre persone sole, due invalide e io, c'è un figlio con me invalide e la moglie pure invalida. Si aspettava di dover abbandonare l'abitazione oggi? Non ce l'aspettavamo, no. Sempre a Teramo, la scuola elementare San Giuseppe e la scuola media Savini non hanno superato la verifica degli uomini della protezione civile e sono state dichiarate inagibili. Questa mattina un centinaio di genitori sono stati a colloquio con il primo cittadino. Resta incerta la data di riapertura delle scuole. Dovevano essere una decina e invece si sono presentati un centinaio di genitori questa mattina in comune alla riunione prevista tra l'amministrazione comunale e i genitori dei bambini che frequentano le scuole teramane. Una riunione organizzata per fare il punto della situazione sulla sicurezza degli edifici scolastici chiusi ormai da oltre una settimana. Ad oggi non si sa ancora la data di riapertura delle scuole, quello che è certo è che dopo le verifiche tecniche effettuate questa mattina dalla Protezione Civile, la scuola media Savini e la San Giuseppe non riapriranno perché dichiarate inagibili. Chiaramente qui sono, al di là della mia veste come insegnante della Savini, certamente sono anche preoccupato per tutto quello che sarà, ma soprattutto anche per, come genitore di un figlio che va a scuola alla San Berardo, dove purtroppo la struttura pare che sia abbastanza solida al momento, però chiaramente lì mancano dei requisiti minimi che sono la scala antincendio mai montata e le uscite di sicurezza che sono bloccate, quindi hanno solo una via di fuga, quindi
in una scuola primaria, chiaramente se si verifica un evento di quelle portate che abbiamo avuto, di conseguenza sarebbe veramente un problema grande far evacuare soltanto i bambini così piccoli. Da questo incontro cosa vi aspettate? Ci aspettiamo un po' più di chiarezza da parte dei nostri amministratori e soprattutto l'impegno loro a mettere in atto tutte quelle che sono le prospettive per far riaprire le scuole in sicurezza, perché i ragazzi, i genitori vogliono questo, insomma. E al COC di Teramo continuano a pervenire richieste di sopralluogo, finora quelle registrate sono circa 1800, a cui vanno aggiunte le 1300 pervenute ai vigili del fuoco. I vigili che di concerto con il sindaco Maurizio Brucchi hanno istituito presso il COC il sito, nel comando della Polizia Municipale di Piazzale San Francesco, un posto di comando avanzato. I vigili del fuoco hanno effettuato oggi circa 50 verifiche di staticità, a cui domani faranno seguito le eventuali ordinanze di sgombero. Sul sito del Comune di Teramo sono in pubblicazione due guide post emergenza per i genitori. E ora ci trasferiamo a Pescara, dove questa mattina è montata la protesta dei residenti delle case popolari che richiedono a gran voce lavori di manutenzione per le loro case che versano in pessime condizioni. Una protesta che ha coinvolto anche il presidente della regione, D'Alfonso. San Donato, Rancitelli, Fontanelle, i residenti delle case popolari si riuniscono sotto al palazzo della Regione Abruzzo per chiedere aiuto. Servono lavori di manutenzione immediati, muffa, umidità, crepe, ascensori assenti o fuori servizio. Costringono in casa disabili, monta la protesta guidata dal Movimento 5 Stelle. Questi cittadini non ce la fanno più perché già le abitazioni erano fatiscenti, vivono all'interno di veri e propri tugurri, con infiltrazioni, con intonaci che cadono dai muri, con situazioni anche di pericolo. Hanno chiesto negli anni, per il tramite di noi, di stanziare fondi in bilancio. Purtroppo la Regione Abruzzo continua ancora a stanziare zero in bilancio per queste manutenzioni. Adesso, a maggior ragione, dopo la forte scossa di domenica, noi chiediamo di fare un'indagine approfondita, carotaggi per certificare la staticità e la stabilità di quelle strutture e per escludere in maniera categorica il pericolo per la pubblica incolumità. Mia mamma ha uno squilibrio, cioè degli squilibri che automaticamente non si regge e avrebbe bisogno dell'ascensore. Poi c'è la signora, quella a fianco a noi, sono due anni che è sequestrata in casa. Siamo in mezzo all'umidità, mezzo all'acqua, il problema è che ci stiamo ammalando di salute, di reumatismi, e non si fa vedere nessuno. D'Alfonso ha preso il voto a Fontanelle, è sparito. Ha dato i soldi a San Buccetto, 2 milioni di euro a San Buccetto, a posto di aiutare le case che stanno crollando a Fontanelle, che non controlla mai, non viene mai a vedere nei marciapiedi che non si può camminare, che uno deve camminare in mezzo alla strada, girano i topi, le rane, zanzare, mosche, di tutto. In tarda mattinata l'arrivo del presidente della regione, D'Alfonso, che si trova davanti tutti i cittadini in protesta. Buongiorno presidente, buongiorno. Noi aspettiamo ancora che lei ci metta qualche soldino per aggiustare queste case. Vediamo che ci aiuti, perlomeno queste case che ci abbiamo. Per opere di case rotte. Per opere di carità. Ma il signor presidente... Ma ho letto il volantino suo ieri io. Chiediamo per opere di carità. Vabbè, venga dentro come venga. Una protesta che prosegue con toni più accesi quando sceglie di incontrare solo tre rappresentanti, lasciando fuori tutti gli altri, pettinari compreso. Venga qui presidente, non può andare dentro. Mi deve ricevere a tutti, io non ci vado da solo a parlare. Ma io non ti lascio da solo. Io voglio parlare con i cittadini, ma non ti fanno entrare. Hanno detto che solo tre possono entrare in delegazione, non va bene. Deve venire a parlare davanti ai cittadini, perché i cittadini meritano la trasparenza, non che ci si chiude dentro una stanza in quattro persone nascoste. Non va bene. E ieri sera il presidente della regione D'Alfonso ha riunito 134 sindaci d'Abruzzo a Mociano Sant'Angelo per annunciare loro le prime novità sul decreto del governo a favore dei comuni terremotati. I risarcimenti non saranno erogati in base ad un cratere, ma in base ai danni reali provocati dall'ultimo sisma e correttamente accertati.
L'Abruzzo dei sindaci si dà appuntamento a Mociano Sant'Angelo per affrontare il futuro dei propri comuni danneggiati dall'ultimo sisma, 134 per l'esattezza. Un confronto serrato con il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che ha definito questo sisma decraterizzato, spiegando le novità del decreto adottato dal governo Renzi. Un decreto che coprirà economicamente molto più di quello deciso nel 2009 a favore dell'Aquila. Questo decreto che cosa significa per l'Abruzzo? Che risposte dà? Intanto dà risposte di accelerazione dei tempi per quanto riguarda le verifiche strutturali, poiché distingue tra ciò che ha bisogno di verifica strutturale e ciò che ha bisogno di verifiche, diciamo così, più marginali, le cosiddette schede FAST. Ci sono le schede AIDES che vanno in profondità e le schede FAST, per distinguere le quantità di lavoro quando esistono differenze circa le strutture. All'appello di D'Alfonso hanno risposto i 134 sindaci abruzzesi interessati, 47 del Teramano, 49 dall'Aquila, 34 da Pescara e 4 da Chieti. A Chieti forse è andata proprio meglio. Sì, siamo stati fortunati perché i danni provocati sono modesti, minimi, infatti solo 4 comuni della provincia di Chieti oggi sono qui, tra i quali Lanciano, Vasto, Civitella Messina e Raimondo, che vogliono così sottolineare dei danni che hanno consistenza per fortuna lieve, quindi siamo vicini alle altre province, in particolare alla provincia di Teramo. Io ho telefonato a Di Sabatino proprio per stare vicino e a Pescara Antonio Di Marco, perché ecco, siamo vicini alle altre province e ho dato la disponibilità per qualsiasi cosa. Civitella del Tronto, cosa chiede alla regione questa sera? Questa sera prioritariamente noi chiediamo dei moduli per la sede comunale e per un MUSP per la scuola elementare media di Civitella. Entrambe le strutture ieri mattina sono state dichiarate con esito E, quindi con un'inagibilità totale, e per come è strutturato il borgo di Civitella del Tronto non vi sono strutture idonee ad ospitare la sede comunale. D'altronde non vogliamo abbandonare Civitella, perché mantenere un'identità storico-culturale a Civitella per noi è importantissimo. Vi senti? Nel Teramano non ha quasi più niente. Purtroppo in un momento abbiamo perso la sede comunale, che è inagibile, la chiesa ugualmente inagibile, e tante altre abitazioni civili che sono senza tetto. Cosa chiedete ad Alfonso? Ad Alfonso chiediamo più che altro la logistica in questo momento, tendaggi ed altro materiale che possa essere d'aiuto nei primi momenti. Tra le iniziative che la Regione Abruzzo adotterà velocemente ci sarà una convenzione con gli ordini degli ingegneri per permettere di effettuare controlli rapidi e competenti. Saranno effettuati i lavori di messa in sicurezza presso lo storico circolo canottieri di Pescara. Questa mattina, nel corso di una conferenza congiunta, è stato annunciato l'avvio dell'opera dal sindaco Marco Alessandrini, che ha parlato anche del quadro generale degli edifici dopo il sisma di domenica scorsa. Messa in sicurezza per il circolo canottieri di Pescara. Oggi c'è una conferenza per annunciare dei lavori. In questo caso quali sono le problematiche? Le problematiche sono quelle di recuperare un pezzo di identità cittadina, perché questo luogo sorge sulle sponde del fiume da molti, diciamo, decenni. Qui c'era anche una piscina dove bambino ho nuotato, ed è un posto in cui si rende di immediato il rapporto con l'acqua, perché se attraversi la strada prendi una barca e, diciamo, vai sul fiume. E quindi, diciamo, il comune si è fatto carico in primo luogo di recuperare questo immobile della provincia e gradualmente a provvedere ad una sua dignità dei luoghi, per cui questa prima tranche di interventi, 56.000 euro, serve appunto a recuperare un luogo identitario della nostra città che vogliamo sia aperto a più persone possibili. Qual è la situazione dopo il sisma di domenica? Si continua a fare un po' quella che è la conta e anche soprattutto quella dei sopralluoghi? C'è stato l'intervento il presidente della provincia sulle scuole, in questo caso Pescara come si considera? Pescara ha svolto plurimi controlli dopo tutte queste scosse, ma non è emerso nulla di preoccupante. Diciamo che la situazione è più complicata nella provincia, per non parlare, diciamo, del Teramano, che è la zona di prossimità agli eventi sismici, però su Pescara non c'è nulla di preoccupante.
La cronaca: in tre armati di pistola rapinano una concessionaria di auto e per prendere le chiavi dei veicoli picchiano e legano il titolare ad un cliente per poi darsi alla fuga a bordo di due mezzi. Il proprietario dell'attività, una volta slegato grazie all'intervento di un commerciante di un'attività vicina, si mette sulle loro tracce e riesce a individuare uno dei malviventi investendolo parzialmente con l'auto. L'episodio è avvenuto ieri a Città Sant'Anna e si è concluso con un arresto da parte dei carabinieri. In manette è finito uno dei rapinatori, un 48enne originario della Calabria. L'uomo è in carcere, il titolare della concessionaria è stato medicato e giudicato guaribile in una settimana, mentre il cliente ne avrà per 10 giorni. Nessuna traccia di due complici, indagini sono in corso. Prescriveva metadone a pagamento ai suoi pazienti, facendosi dare 10 euro per ogni ricetta o chiedendo in cambio prestazioni di favore. In alcuni casi si è fatto riparare il computer, ma è stato scoperto dai carabinieri del NAS. Nei guai è finito un medico di base a Montesilvano, nei cui confronti è stata eseguita una ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva del temporaneo svolgimento della professione medica. Il professionista è ritenuto responsabile di aver firmato 523 ricette per la somministrazione di metadone in assenza del previsto piano terapeutico, violando quindi le norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti. È inoltre accusato di truffa aggravata continuata per aver indotto la ASL in errore circa l'esistenza di un presunto piano terapeutico, generando per l'azienda sanitaria un esborso che per ora ammonterebbe ad oltre 2.500 euro. Il medico deve infine rispondere di abuso d'ufficio. Ha preteso per ogni ricetta 10 euro per un totale di oltre 5.000 euro. Le indagini sono state avviate dai carabinieri del NAS di Pescara, che hanno riscontrato anomalie nella distribuzione del farmaco a pazienti con problemi precedenti di tossicodipendenza. A conclusione degli accertamenti, il GIP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, su richiesta del PM Barbara Del Bono, ha emesso l'ordinanza, eseguita dai militari dell'Arma per la tutela della salute, diretti dal Maggiore Domenico Candelli. Ancora la cronaca: 4 arresti e la denuncia di un 16enne per una rissa tra cittadini iraniani e richiedenti protezione internazionale ospitati nel residence Felicioni di Roseto degli Abruzzi. Le accuse vanno dalla rissa aggravata e le lesioni personali al porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere in concorso. L'intervento dei carabinieri di Roseto in collaborazione con quelli di Mosciano Sant'Angelo è avvenuto nelle prime ore di stamani su segnalazione di altri ospiti della struttura. Sul posto sono stati sequestrati anche 2 coltelli del tipo da cucina utilizzati durante la rissa, per fortuna senza gravi conseguenze. Riesplode la protesta di sindacati e lavoratori nella complessa vertenza Acqua Santa Croce. Ci sarà un'altra settimana di sciopero e presidi davanti agli stabilimenti di Canistro, mentre si prepara una battaglia tra regione e azienda a colpi di esposti in procura. Il servizio di Alfredo Primante. Un'altra settimana di sciopero è quanto hanno deciso i sindacati e i dipendenti dello stabilimento di imbottigliamento Santa Croce di Canistro. Il segretario provinciale dell'Aquila della CGL, Umberto Trasatti, ha confermato anche la ferma determinazione di sindacati e lavoratori a non far passare i camion per il carico della merce. Nel frattempo prosegue lo scontro tra proprietà e Regione Abruzzo, che sta per trasferirsi nella procura di Avezzano. L'altro ieri, quando è saltato il tavolo di trattativa, l'azienda guidata dall'imprenditore molisano Camillo Colella ha denunciato alle autorità competenti l'attuazione illegale dello sciopero con il diniego all'ingresso nello stabilimento. Dal canto suo, la Regione Abruzzo, proprietaria della sorgente insieme al comune di Canistro, ha anch'essa annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Avezzano contro la Santa Croce, facendo istanza di sequestro dello stabilimento e dell'acqua captata senza concessione. Camillo Colella ha rinnovato alle forze dell'ordine la richiesta di poter entrare nello stabilimento dopo che nei giorni scorsi gli accessi erano stati ostruiti con sassi, alberi ed automobili proprio dai dipendenti. Ed è per questo che ci sono stati momenti di tensione tra le parti davanti a decine di poliziotti e carabinieri. La Santa Croce ha 75 dipendenti, di cui 50 in cassa integrazione da anni, che hanno davanti a loro lo spettro del licenziamento dopo che l'azienda ha attivato le procedure di mobilità. Questo in seguito alla revoca da parte della Regione della concessione per la sorgente.
E ora apriamo la pagina dello sport, è un sabato di vigilia per il Pescara che domani nell'orario particolare delle 12.30 ospiterà l'Atletico Cornacchia-Lempoli per quello che se non è uno spareggio salvezza gli somiglia, non fosse altro che per il fatto che le due squadre hanno gli stessi punti in classifica 7, anche se siamo soltanto ai primi di novembre. Ma la gara è molto importante, sul fronte Pescara non ce la fa Baybeck fuori causa, mentre recuperano Verre e Aquilani, anche se su quest'ultimo ulteriori valutazioni saranno fatte domani circa il suo impiego. Non dovesse farcela per via dei punti di sutura che porta ancora il centrocampista romano, toccherebbe a Bruno. In difesa torna Campagnaro dal primo minuto, invece Crescenzi sarà confermato a sinistra al posto di Biraghi. In avanti spazio per l'attaccante Rei Manai. Le parole di Massimo modo in conferenza stampa. È una partita importante, partita che ovviamente, visto lo scontro diretto con una di quelle che probabilmente sarà una di quelle squadre che lotterà fino alla fine, è certamente una valenza doppia, è una di quelle partite da vincere sulla carta, ma non sarà assolutamente così semplice come tutti si auspicano. Sarà una partita completamente diversa da tutte le altre partite che abbiamo fatto fino adesso, perché ogni partita ha una storia a sé. Davanti abbiamo una squadra che nelle nostre condizioni di classifica, nelle nostre condizioni mentali, se vogliamo, che ovviamente ha dei problemi come abbiamo noi, e quindi è una partita importante, ma i ragazzi sanno quanto vale, quindi non è che c'è da caricarla più di tanto. Noi dobbiamo solo cercare di fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento, magari con un pizzico più di concretezza e sbagliando poco e cercando di portarla a termine, possibilmente con una vittoria. Però non è che sta a noi, a me o a voi, caricarle. I ragazzi sanno perfettamente quanto è importante. Conosco il calcio e so che magari anche inconsciamente l'ambiente si aspetta una partita più semplice, tra virgolette, più abbordabile. Dato che viene una squadra che ha 7 punti e si deve salvare, rispetto magari a una partita contro la Juve, contro la Roma, contro il Milan, contro l'Inter, ma non è assolutamente così. Quindi quello che volevo dire io è che sarà una partita dura, e nei momenti difficili della stagione è lì che si vede veramente la coesione, l'unione e l'unità di intenti che si deve avere per raggiungere un obiettivo. E in questo momento noi non possiamo prescindere dall'aiuto, dal supporto anche dei nostri tifosi, che ho visto in settimana con grande piacere, che probabilmente lo hanno capito perfettamente. Andiamo ora sulla sponda Empoli, dove mancheranno il difensore Bellucci, squalificato, al suo posto molto probabilmente l'ex Uroš Čosić, mancherà il terzino Laurini, al suo posto Veseli, mentre c'è il forfè a centrocampo del gioiellino José Mauri, che era in ballottaggio con Dius per un ruolo davanti alla difesa. Giocherà a questo punto Dius in attacco, Saponara trequartista con Pucciarelli, è uno tra Girardino e Maccarone. Maccarone al momento sembra in vantaggio. Ascoltiamo come ha presentato la partita nella conferenza pregara l'allenatore dell'Empoli Martuscello. È una partita che va considerata come le altre. È una partita importante, come sono tutte le partite di Serie A importanti. È chiaro che la posta in palio è notevole, in quanto ci troviamo nelle stesse posizioni di classifica, e quindi bisogna affrontarla nella maniera giusta, come si è affrontato le ultime partite.
cercando di risaltare quelli che sono i difetti di questa squadra e nascondere quelli che sono i nostri difetti. È una partita delicata, una partita che sicuramente loro la interpreteranno con furore agonistico importante. Noi su questa roba qui non bisogna essere da meno. La squadra forte, secondo me, è una squadra di Serie A e quindi l'importanza è perché comunque tu ti confronti contro una squadra di Serie A. Hanno un po' per caratteristiche tecniche e anche fisiche, la squadra che vuole giocare a calcio, lo fa anche bene perché l'ultima partita che hanno giocato con il Milan non meritavano di perdere, e anche qualche partita in casa hanno raccolto meno di quanto hanno offerto. È chiaro che poi, come succede a noi, la classifica ti determina una situazione di essere un pochino più triste, di essere più cupo, e nell'essere più cupo chiaramente la gioia di giocare non ce l'hai, e quindi tutti quelli che sono gli sviluppi vengono un pochino meno. Però sottolineo il fatto che comunque è una squadra di valore, una squadra composta da giocatori forti. Scendiamo in Lega Pro, brutto pomeriggio per il Teramo che dopo il blitz di Gubbio torna a mostrare i limiti delle partite precedenti a quella del Barbetti. Il Teramo battuto a domicilio dal Mantova per 1-0, Mantova che arrivava con una serie assolutamente negativa e che in questo modo, diciamo così, che resuscita dopo il periodo, no, il servizio. Non uno ma due passi indietro rispetto alla cinquina di Gubbio. In quello che era uno sconto diretto per la bassa classifica, il Teramo si fa sorprendere in casa dal Mantova che passa di misura e si avvicina così al mucchio della zona salvezza. Il Diavolo, nonostante un finale generoso, ripropone i limiti delle esibizioni pre-Barbetti e non riesce a racimolare neanche un pari che, vista la situazione, poteva fare comunque comodo. Già note l'indisponibilità di Carraro e Jefferson, il tecnico teramano Nofri ripropone dal primo minuto Croce al fianco di Sansovini e preferisce Steffea Boulevard immediatamente. Nel 4-4-2 regolarmente in campo Petrella, nonostante il guai al braccio accusato in settimana. 3-5-2 per il tecnico mantovano Prina, con Raggio Garibaldi perno del centrocampo e la coppia Caridi-Marchi in avanti. Proprio Caridi porta la prima insidia dopo appena due minuti, ma Rossi non si fa sorprendere. Teramo sin troppo sorpreso dall'avvio della squadra ospite, che si rende pericoloso anche al quarto con la punizione di Regoli, stacco di Cristini a fil di palo. Al settimo protesta il Teramo, nel corpo a corpo con Sansovini si discalchi, tocca la palla col braccio per Natilla di Molfetta, non è rigore. La prima risposta del Teramo è al nono con la palla verticale di Di Paolo Antonio per Sansovini, che non inquadra la porta. Ma in realtà chi si aspetta di rivedere la squadra scintillante e prolifica ammirata a Gubbio e nella notte di Coppa Italia con la Lupa Roma resta deluso. Quella che va in scena è una replica delle precedenti prove casalinghe, coi biancorossi involuti nella manovra e raramente incisivi in attacco. Primo tempo contraddistinto da tre cambi forzati, Di Sant'Antonio prende il posto di Salifu e al 34esimo si fa notare per l'incornata sul traversone di Regoli. Petrella di testa gira alto prima che lo stesso esterno e Dorazio lasciano il campo a Capitagno e Boulevardi al 40esimo. Ad inizio ripresa subito doccia gelata per il Diavolo, bucato dopo due minuti su un fianco da Caridi che mette al centro per Zammarini che controlla e a un passo dalla porta implacabile firmando il suo terzo gol in campionato ed il vantaggio del Mantova. Il Teramo accusa il colpo, Caridi prova a colpire ancora dalla distanza prima che la squadra di Nofri vada vicina al pari a cavallo del decimo minuto su due corner di Sansovini. Sul primo il colpo di testa di Capitagno è appena impreciso, sul secondo stacca Croce che schiaccia la traiettoria ma Maniero ha i riflessi giusti e sventa. Il Mantova per altri 10 minuti riesce a riproporsi di rimessa, al quarto d'ora Caridi raddoppia ma sul cross di Raggio Garibaldi è colto in offside, rete annullata. Poi Marchi, molto attivo, entra in area dalla destra ma spara sull'esterno della rete. Poi solo Teramo con Nofri che inserisce forte per Di Paolo Antonio, sono ancora i difensori ad essere pericolosi col solito Capitagno, il cui sinistro è disinnescato da Maniero. Di seguito tanta generosità ma anche confusione e il Teramo non va oltre alcune mischie neutralizzate da Siniscalchi e compagni. Così il Mantova espugna il Bonolis e il tecnico Prina salva la panchina. Per il Teramo un brutto scivolone che ripropone i soliti interrogativi. Abbiamo perso una partita senza fare qualcosa di propositivo. C'è stata grande determinazione negli ultimi dopo che abbiamo preso il gol, ma credo che non possa bastare, ci vuole un pochino più di qualità,
secondo me ci vuole un pochino più di coralità e meno paura quando giochi in casa, che non venivi poi in una prestazione importante a Gubbio, avevi vinto bene 5-1 giocando bene, quindi non vedevo tutte queste difficoltà. Chiaro che oggi c'erano tanti giocatori che, come l'unica scusante che si può additare, che si erano allenati poco, perché sia Ilari che Boulevardi si sono fatto sulla rifinitura venerdì, quindi poi Petrella ha subito il colpo e dopo 38 minuti è dovuto uscire, Dorazzi c'ha un problema alla spalla dalla scorsa settimana, e quindi tutte queste situazioni hanno condizionato un po' quello che è il contesto. Jefferson non era disponibile, avevamo secondo me poca scelta su quelli che erano gli interpreti, e ciò nonostante potevamo fare di più, questo è chiaro. Ci sono giocatori bravi, ma in un contesto quando le cose non vanno bene, i giocatori bravi se non hanno grande determinazione dentro fanno fatica. E quando giochi per non retrocedere, perché noi siamo quart'ultimi, e poi la palla scotta. È stata una partita sporca da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo giocato il primo tempo ordinato, abbiamo avuto due palle subito, poi abbiamo rischiato poco nel primo tempo, abbiamo trovato il gol inizio del secondo tempo, e poi è normale che ci sia una reazione importante della squadra avversaria. Dimentichiamo che in mezzo, insomma, davanti hanno qualità, abbiamo difeso bene, poi ha fatto due buone parate, ci sta, però portiamo a casa una vittoria che ha la sua logica, il suo perché, siamo contenti. Poi, insomma, parlando a voi giornalisti di Mantova, sapete che, insomma, mi sembra che abbiamo già dato sotto altri aspetti, quindi, però l'atteggiamento è stato quello di fare la solita partita. Primo tempo abbiamo faticato palla sul piano della costruzione del gioco, ma è veramente difficile giocare qua. E finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.